Ciao ragazzi, eccoci qua, barzelletta giornaliera, questa è dedicata a Iaio. Allora c'è sta un paesino fuori Roma di montagna, un piccolo paesino, dove c'è solo una farmacia, una banca, un ufficio della posta proprio piccolo. Allora c'è sta il farmacista del paese, stava dentro al negozio, a un certo punto si ricorda che doveva andare in posta a pagare le bollette urgenti, urgenti, urgenti. Solo che stava da solo, dice, ma come faccio? Chi ce lascio qua al negozio? Dico, vabbè, tanto se conosciamo tutti, mo... Esco fuori, il primo che passa gli dico di starmi qua una mezz'oretta. Esce fuori, non passa nessuno, non passa nessuno. Dopo un po' vede che passa Giovanni, o scemo del paese. Dice, mannaggia, vabbè, c'è nessuno. Vabbè, io rimo a lui. Dice, Giovanni è qua. Mi dica, dottore, mi dica, senti, mi devi fare un favore. Io da una mezz'oretta in posta. Stammi qua, tranquillo. Tanto io mezz'oretta intorno, tu sta qua, non ti sta a preoccupare. Sei, dottore, dottore, vada tranquillo, dottore. Vabbè, sono farmacista, via, fa in posta. Dopo mezz'ora, tre quarti d'ora rientra. Allora Giovanni, tutto a posto? Dice sì, dottore, dottore, tutto a posto. Ah, bravo, bravo. Cioè, ma è venuto qualcuno? Dice sì, è venuto il sor Alvaro. Dice, ah, e che voleva? No, niente, ha detto che c'era un po' di mal di testa. E tu che hai fatto? Ah, io ho dato un'aspirina. Ah, però Giovanni, bravo, bravo, bravo. Dice, poi, dice, e poi è venuto il sor Nando. Dice, ah, e che voleva? Dice, no, c'aveva un po' di mal di schiena, sciatica, così. Dice, e tu che hai fatto? E niente, gli ho dato un po' di voltaren, cioè, però, bravo, bravo Giovanni, tutto qua, tutto qua. E poi è venuto qualcos'altro? Cioè, sì, è venuta la signora Marchesa. La signora Marchesa, quella buona, quella che abita qua sopra. E che ha chiesto di me? Dice, no, no, è entrata, tutta la corsa, è andata in magazzino. Dice, beh, tu che hai fatto? Sono entrato in magazzino, lei stava così con la pelliccia, stava con la pelliccia e mi fa, ah, vedi questa? Sono 20 anni che vede il cazzo. E tu che hai fatto? Io ho dato un goccio di collirio. Ah!